Anche il timone è una parte fondamentale dell'imbarcazione e se abbiamo l'imbarcazione a secca, cogliete l'occasione per controllare tutto e magari smontarlo, così sapete come prenderne confidenza e come conoscerlo meglio. Le timonerie a bordo sono di due tipi, quelle a barra e quelle a timoneria a ruota, che possono dividersi con il sistema dei cavi o trasmissione ad asta ritta. In questo caso ora siamo su una barca che è fornita di un timone a barra. La prima cosa che balza all'occhio è che il timone non è verniciato. La barra generalmente è in legno o in alluminio. Se è in alluminio non ha manutenzione, ma se è in legno è meglio verniciarla. Questo perché protegge il legno comunque non solo dal sole, ma più che altro dall'acqua. In particolare tutte le zone di collegamento, quindi la bulloneria, dove si potrebbero creare delle crepe, dove l'acqua potrebbe entrare e danneggiare ulteriormente la barra. Ricordatevi quindi di avere a bordo una barra magari di rispetto, che niente ha a che vedere con la timoneria di rispetto per la timoneria a ruota. Le parti principalmente da controllare su un timone a barra sono quelle della zona di innesto o dette anche del quadro. Smontando questo bullone, dopo aver rimosso la barra e dopo aver allentato questa ghiera, siamo liberi di sfilare il timone. Per fare questo è necessario fare una buca sul terreno, dopodiché dovremo sfilare e accompagnare il timone, magari aiutandoci con una corda se è pesante o mettendo un cavalletto o un crick automobilistico. Una volta che il timone sarà smontato potremo controllare lo stato delle boccole. Per verificare le boccole con il timone montato è abbastanza semplice, basta impugnare la pala e muoverla in senso trasversale o longitudinale. Se il gioco è più di 4-5 mm sarà necessario smontare le pale e rifare le boccole. Le boccole generalmente sono fatte in teflon e una volta che il timone è smontato si sfilano o aiutandosi con un estrattore o spingendo dall'alto con un tubo o con un cacciavite. Quando il timone è per terra verificate che non ci siano infiltrazioni. Se queste ci sono, cioè il timone è pieno d'acqua, è necessario creare dei fori sulla pala, farlo asciugare e chiudere poi i fori con della resina epossidica. In particolare dovrei prestare attenzione a dove l'asse entra nella pala. Un po' di acqua entrerà sempre, ma l'importante è non lasciare l'acqua all'interno perché si può intaccare tutta la struttura in acciaio inox, in particolare le saldature dell'acciaio inox. Una volta smontato il timone e smontate le boccole, le possiamo far rifare al torno. Le boccole nuove verranno ingrassate e messe su grazie a qualche colpo di mazza in gomma o aiutandosi con un pezzo di legno e una mazza metallica. Una volta che le boccole saranno in posizione, ricordiamoci di rifare un pochettino la buca sotto il timone, infiliamo la pala. Sosteniamola attraverso un cavalletto o ancora il crick se il nostro timone è molto pesante. E quindi andiamo a fissare le ghiere sopra nella coperta. Una volta fissata la nostra guancia possiamo rimontare la barra. Quindi verificate sempre le boccole, il gioco dei cuscinetti e se necessario smontate il timone e sostituite. Come spesso succede mi sono dovuto infilare in un gavone, svuotarlo dalle cose lasciate all'interno all'aria infusa e ora sto controllando il settore della nostra timoneria a ruota. In particolare sto controllando i cavi, la tenuta dell'aggancio del cavo sul settore e lo stato delle fulecce. Ora che tutto è a posto possiamo finalmente andare a rimontare. I punti da controllare sono i seguenti: lo stato del cavo, l'aggancio sulla redancia, lo stato della saldatura del perno d'attacco, i morsetti, la zona di chiusura del timone e a questo punto possiamo mettere il grasso sul cavo e controllare che sia all'interno della sua sede.
Al momento stiamo ingrassando il cavo e in particolare anche il filetto del tenditore. Un po' di grasso può sempre aiutare e protegge dalla corrosione. Rimontiamo ora l'aggancio del cavo. Verifichiamo poi alla tensione, che deve essere all'incirca di mezzo centimetro. Se tiriamo troppo il regolatore di tensione del cavo, a questo punto non saremo più in grado di girare la ruota, cioè la ruota risulterà molto dura. Qui dobbiamo trovare la perfetta regolazione per avere appunto un timone morbido. Ricordarsi inoltre di controllare la falsa maglia della catena, lo stato del pignone e in particolare ricordatevi che la catena deve essere centrata, perché altrimenti rischiereste di avere più giri da un lato di ruota e meno giri dall'altro.